Ciao a tutti, questo video segue un altro video che è già pubblicato sul canale YouTube in cui si parla di kombucha. Nel primo video vi ho parlato come si fa la kombucha, ho risposto a tutta una serie di domande che spesso mi vengono poste su come fare la kombucha o sui problemi che si possono incontrare mentre facciamo la kombucha. In questo video invece voglio parlarvi nello specifico di quella che viene definita la seconda fermentazione, cioè il momento in cui la nostra bevanda è pronta e dobbiamo imbottigliarla, ok? Ecco, in questo video parleremo specificamente di questo. Allora, partiamo da quello che ci serve avere. Per prima cosa ci serve ovviamente la bevanda pronta, quindi la kombucha che abbia già fermentato in base ai tempi che ho spiegato nel video che potete vedere. Servono delle bottiglie, adesso vedremo che tipo di bottiglie servono. Servono imbuto, i tappi, eventuale zucchero a disposizione, un cucchiaio, cucchiaino, eccetera. Allora, vediamo nel dettaglio tutte queste cose che ci servono. Allora, partiamo dalla bevanda. Allora, nel primo video ho spiegato come fare il kombucha. A questo punto sono passati i giorni necessari per far maturare la nostra bevanda ed ora appunto è arrivato il momento di imbottigliarla. Come dicevo in quel video, abbiamo diverse possibilità una volta che la nostra bevanda è pronta. La prima possibilità è quella di consumarla man mano, subito, senza imbottigliarla. La seconda possibilità è quella di imbottigliarla ma tenerla conservata in frigo, al fresco, in modo che la fermentazione non vada troppo avanti. La terza possibilità è quella di imbottigliarla e di trasformare la nostra kombucha in una bevanda molto effervescente, che è un po' anche la sua caratteristica. Ok, quindi in questo caso noi vedremo questa terza possibilità, cioè quella che viene definita, come dicevo prima, la seconda fermentazione. Si chiama seconda fermentazione perché all'interno del nostro SCOBY sono contenuti batteri, una serie di batteri ed una serie di lieviti. Durante questa prima fase della fermentazione, questi batteri e questi lieviti contemporaneamente, ognuno per conto suo, si potrebbe dire, attraverso il loro metabolismo trasformano la nostra bevanda. Quando questo processo è terminato, quindi sono passati i giorni necessari a fare in modo che lo zucchero, che buona parte dello zucchero presente, sia metabolizzato dai microrganismi, ecco la bevanda, è a quel punto che la bevanda va imbottigliata. La seconda fermentazione quindi consiste in cosa? Nel fatto che una volta imbottigliata, noi impediamo ai batteri di continuare a proliferare nella nostra bevanda e favoriamo invece attraverso questo processo solo l'attività dei lieviti. Questo per un motivo molto, molto semplice, perché i lieviti hanno la capacità sostanzialmente di vivere con due metabolismi differenti. Il primo è un metabolismo che si basa sulla respirazione, quindi si basa sulla presenza dell'ossigeno, e il secondo metabolismo è quello che si basa invece sull'assenza dell'ossigeno, ok? Quindi anche la presenza di anidride carbonica. In questa fase, quando noi imbottigliamo la kombucha, i lieviti mettono in atto proprio questo secondo loro metabolismo, cioè quello anaerobico si chiama, cioè il metabolismo che avviene senza la presenza di ossigeno. Okay? Bene, quindi in questa fase, quando noi andiamo a imbottigliare la nostra kombucha, noi avremo un gran lavoro di lieviti che continueranno a trasformare lo zucchero residuo presente in anidride carbonica, in leggera quantità di alcol, in acidi, in altre sostanze. Ok? Bene, questo è ciò che avviene quando noi imbottigliamo e chiudiamo la nostra kombucha. Ok? Bene, quindi questo è il primo aspetto. Quindi,
dobbiamo completare il primo ciclo di fermentazione. Secondo, ecco, vi rimando al primo video per capire quando il primo ciclo di fermentazione è pronto, è terminato. Ecco, una volta terminato, noi siamo a questo punto. La nostra kombucha è pronta e la possiamo imbottigliare. Quindi ci serve la kombucha. Ormai pronta, ci servono le bottiglie e questo è un altro aspetto molto importante. Ecco, qui abbiamo due tipologie di bottiglie che sono adatte a contenere la kombucha. Sono delle bottiglie particolari perché, per esempio, questa è una bottiglia che ho recuperato, una bottiglia di Prosecco che ho recuperato, questa è una bottiglia di Lambrusco. Sono bottiglie come vi può dire benissimo la descrizione che sto facendo, che contenevano del vino frizzante. Quindi sono bottiglie in grado di mantenere la pressione che la fermentazione dei lieviti durante l'imbottigliamento produce. Okay? E questa pressione può essere anche molto, molto alta. Quindi le bottiglie devono essere assolutamente delle bottiglie da Prosecco, da Lambrusco, ecco, da vini frizzanti, vini che mantengano la pressione senza esplodere. Non vanno assolutamente utilizzate quelle bottiglie trasparenti d'acqua di vetro. O se trovate delle bottiglie trasparenti, dovete accertarvi che appunto siano adatte a contenere della pressione. Un altro tipo di bottiglia che può essere utilizzata, molto comoda, è questo tipo di bottiglie da birra con questi tappi a clip. Questi tappi sono molto comodi perché sono facili in caso di accumulo eccessivo di pressione da poter sfiatare, si sfiatano molto facilmente senza impedendo l'uscita del contenuto. Invece per queste bottiglie vanno utilizzati i classici tappi diciamo, da vini frizzanti, ce ne sono di diverso tipo, generalmente sono tappi lisci col collo liscio o tappi col collo zigrinati, ecco, sono entrambi tappi validi. Cos'altro? Serve un imbuto, ovviamente per versare dentro il nostro liquido, lo zucchero. Perché serve dello zucchero? Perché in base al contenuto zuccherino che noi avremo all'interno della kombucha, potremo eventualmente decidere di aggiungere ulteriore poco zucchero per favorire, diciamo, la carbonazione, che è appunto questo processo che fa diventare la nostra bevanda frizzante. Poi vedremo nel dettaglio questo aspetto dello zucchero. Ecco, uno strumento che ci può servire, che può essere utile, non è obbligatorio avere, ma può essere utile in questa fase, è questo qui, è un rifrattometro. Che cos'è il rifrattometro? È uno strumento molto semplice che ci indica la quantità di zucchero presente all'interno della soluzione che abbiamo in quel momento che ci serve sapere, no? Quindi in questo caso la kombucha come funziona? Attraverso un cucchiaino basta mettere poche gocce su questo vetrino dello strumento, si chiude, si osserva all'interno puntando verso una luce e noi vedremo una barretta di vario colore, può essere rossa o può essere blu, che si fermerà su un numerino. Da un lato generalmente sono indicati gradi chiamati Brix, che corrispondono al grado zuccherino della bevanda che noi abbiamo, e dall'altra, diciamo, c'è l'equivalente, valore di, gradi alcolici che con quei gradi, con quel, contenuto zuccherino, eventualmente la bevanda potrebbe raggiungere. Dobbiamo, ecco, stare attenti a questo dettaglio perché quel grado Brix è il grado alcolico, è il grado che consumando tutti gli zuccheri che sono indicati la bevanda potrebbe raggiungere, ma non è il grado alcolico che in quel momento ha la bevanda. Un altro diciamo appunto da fare su questo strumento, che in questo caso potrebbe essere utile, non è utile ad esempio in caso dei vini o di altri alcolici, è che
il contenuto, l'alcol presente nella nostra bevanda che andiamo a misurare può sfasare, sfasa anzi, il grado zuccherino che noi vogliamo controllare. Allora, nel caso della kombucha, il grado alcolico è davvero molto basso, parliamo di 0,5 gradi di volume, di gradi di alcol. Diciamo, nella kombucha pronta, e quindi è un grado alcolico molto basso, e quindi l'errore che ci andrebbe a dare è molto basso di conseguenza. Quindi in questo caso noi possiamo misurare in questo momento il grado zuccherino e capire quando lo zucchero sarà completamente diciamo, metabolizzato dai microrganismi, che grado alcolico raggiungerà. Però se fosse ad esempio un vino che ha un grado già alcolico di un mosto già maturo, che può avere un grado alcolico di 6-7 gradi, ecco, in quel caso non sarebbe utile questo strumento perché effettivamente la sfasatura sarebbe troppo alta. Mentre nel caso della kombucha, come dicevo, c'è poca differenza. Quindi il rifrattometro in questo caso può essere utilizzato solo per capire quanto zucchero effettivamente c'è nella nostra bevanda, ma questo lo possiamo tranquillamente anche capire semplicemente assaggiando la nostra kombucha. Ok, quindi noi l'assaggiamo, se è troppo dolce, ovviamente il troppo o poco dolce è un parametro molto individuale, però ecco, se ci sembra troppo dolce, possiamo lasciare ancora fermentare ulteriormente la kombucha fin quando man mano diventa sempre più acida, acetica. Se invece ha un sapore equilibrato, dolce acetico, ecco, quello è il momento giusto per imbottigliare la nostra bevanda. Ecco, in questo caso è difficile dare delle indicazioni se non attraverso degli strumenti, ma che però non vi voglio consigliare di utilizzare perché appunto si va poi troppo su aspetti tecnici che onestamente a casa sarebbe anche difficile da seguire. Diciamo, il bello anche del kombucha è la facilità con cui si può fare e anche la facilità della sua uscita. Quindi questo è uno strumento così che vi indico, ma non è necessario avere, ok? Benissimo, quindi a questo punto noi abbiamo la kombucha pronta e la dobbiamo imbottigliare. Per fare questo, è un processo molto molto semplice. Ci sono, vabbè, anche qua diversi modi di poter, diciamo, procedere. C'è chi toglie direttamente la madre dal vaso, io la lascio direttamente lì e procedo semplicemente a versare il contenuto del liquido dal vaso nella bottiglia. Ok? Ecco qui, ho riempito tutte e tre le bottiglie, ho lasciato, come vedete, un po' di kombucha già pronta nel vaso perché questa servirà a rinnovare nuovamente diciamo, il nuovo tè che sarà aggiunto, okay? Quindi quello lo mettiamo da parte. Qui invece abbiamo le tre bottiglie che sono state riempite. Allora, in questo caso, qui come dicevo prima, noi abbiamo diversi modi per procedere. Il primo, come abbiamo detto, è volendo possiamo aggiungere un po' di zucchero alla nostra kombucha per, come dire, dare maggiore energia ai nostri lieviti e far diventare la bevanda ancora più frizzante. Io non lo farò semplicemente perché la mia bevanda è zuccherata secondo i miei gusti, già abbastanza, diciamo, ad un buon livello, e quindi il risultato che ne avrò sarà più o meno, diciamo, quello che io gradisco, cioè poco zuccherata e frizzante. Ma chi lo vuole, questo lo può tranquillamente fare senza esagerare troppo. Ci vuole davvero una puntina, ecco, un cucchiaino in questo modo di zucchero è già sufficiente per una bottiglia, anzi, è anche troppo. Quindi ce ne vuole davvero poco, non esagerate perché si può appunto accumulare
tanta pressione all'interno delle bottiglie ed anche queste bottiglie possono esplodere quando la pressione diventa davvero tanta. È molto raro che accada, però può anche accadere. Quindi non esagerate mai con lo zucchero. In alternativa allo zucchero, però, noi possiamo anche aggiungere alla nostra kombucha tante altre cose. Questa infatti è la fase in cui noi possiamo insaporire la nostra bevanda, ok? Cosa possiamo mettere all'interno delle bottiglie? Allora, quindi lo zucchero è solo una delle cose che possiamo aggiungere. Possiamo aggiungere del miele, che non cambia molto, diciamo, rispetto allo zucchero, con il semplice fatto che gli zuccheri del miele non sono tutti fermentabili, quindi ne rimarrà dentro sempre una piccola percentuale che darà un retrogusto dolce alla nostra bevanda, quindi darà un risultato tipo moscato, ecco per dire. Un'altra cosa che possiamo aggiungere una volta che abbiamo messo la nostra bevanda è del succo di frutta, che ne so, un estratto di frutta, possiamo aggiungere un succo di melograno, succo di kiwi, quello che ci viene in mente, succo d'arancia, succo di limone, no? Sono tutte aggiunte, succo di mele, tutte aggiunte che noi possiamo fare all'interno delle nostre bottiglie. Ci possiamo fare una bottiglia al limone, una bottiglia d'arancia, una bottiglia alle mele, eccetera, eccetera. Quanto succo aggiungere in questo caso alla nostra kombucha? Non c'è una percentuale particolare. Tenete presente che noi parliamo di lieviti, ok? Quindi noi potremmo in teoria mettere anche solo un 10% di kombucha e aggiungere il resto, per esempio, di succo di mele. I lieviti presenti all'interno della kombucha, del succo, del tè fermentato, fermenteranno gli zuccheri del succo di mela e verrà una bevanda frizzante comunque, magari in più tempo. Quindi in realtà la quantità di succo da aggiungere alla nostra bevanda è molto personale e indicativa. Diciamo che quello che vi posso consigliare io è di aggiungere. Io aggiungo più o meno un terzo del contenuto della bottiglia su un terzo o un quarto in succo, quindi succo di mirtillo, quello che vi viene in mente. Io aggiungo a volte anche delle erbe all'interno della bevanda già imbottigliata, oppure ad esempio mi piace una cosa molto che mi piace aggiungere sono dei grani di pepe. Perché danno questo sapore speziato alla nostra bevanda. Ok, bene, quindi una volta che l'abbiamo imbottigliata, abbiamo aggiunto quello che noi desideriamo per dare il sapore che vogliamo, non resta altro che semplicemente tappare le nostre bottiglie. Ok, bisogna tappare molto bene in modo che il tappo vada fino in fondo. Così ci apponiamo una bella etichetta e le mettiamo in cantina. Allora, quanto tempo devono stare ferme le nostre bottiglie di kombucha? Ecco, anche qua dipende molto dal risultato che vogliamo ottenere. Teniamo presente che più aumenta il tempo in cui la nostra bevanda rimane in bottiglia e più il risultato sarà frizzante, spumeggiante, eccetera. Allora, in linea generale, io sono riuscito a conservare delle bottiglie di kombucha chiuse anche per un anno e diciamo, ma si mantengono molto molto bene. Diciamo che man mano che avanzano nel tempo, la punta acida comincia a farsi sentire sempre di più, ma questo è una cosa molto variabile perché dipende molto da quello che noi abbiamo imbottigliato e anche da cosa abbiamo aggiunto. Ok, quindi un anno, diciamo, è il tempo massimo che si può conservare, ma credo anche si possa spingere ancora oltre questo tempo. Diciamo che in linea generale, già se la nostra bevanda è bella frizzante, già dopo 15 giorni noi possiamo già iniziare ad aprire la bottiglia e vedremo un accenno, diciamo, di bollicine, ok? Il tempo ideale medio, secondo me, sono almeno 2-3 mesi. Ecco, dopo 2-3 mesi la kombucha ha già assunto un bel grado di bollicine, è diventata già poco dolce, con una buona punta di acido e si beve molto gradevolmente. Ecco, poi dipende ovviamente dal consumo che, diciamo, che ne fate in casa. E nulla.
Quando poi avete messo le bottiglie in cantina e le avete etichettate, poi deciderete quando aprirle. L'ultima cosa che vi voglio mostrare invece è come si presenta, diciamo, la kombucha quando è pronta, perché in realtà la kombucha quando è pronta è già leggermente frizzante. Ok, quindi adesso la mettiamo in un bicchiere e le vediamo da vicino. Come è fatta. Bene, questo è tutto per questo video. Spero che vi sia stato utile. Per ogni domanda scrivetemi pure nei commenti oppure visitate la pagina Facebook o la pagina Instagram. Da poco ho creato anche un canale Telegram dove chi vuole si può aggiungere per fare domande. Trovate il link in bio nella pagina di Instagram e da poco tempo ho creato anche un gruppo di fermentazione su un nuovo social MIUI. Quindi se volete mi trovate anche in quel canale. Bene, aspetto le vostre domande, risponderò molto volentieri. A presto, ciao!